stamattina sto andando alla SBS Italian. Quindi io appoggio qua questo. E parte il laggio laser e mi si apre. Ma che figata. Poco incontrerò Davide che mi farà un'intervista su quella che è la mia esperienza qui in Australia, ma anche quella che è stata l'esperienza con appunto Why Not, per cui sono qua fuori, adesso entro. Ciao Davide. Ciao Paolo, come stai? Tutto bene. Che figata sto posto. Andiamo verso gli studi? Precedimi. Vai prima. Quanto ti manca il caffè italiano? Da morire. E qui arriviamo all'ingresso. L'ingresso delle redazioni giornalistiche multilingua. Oh, che figata. Dove prepariamo i 70 dei nostri programmi. Quante culture ci sono qua dentro? Beh, dipende, i programmi linguistici sono 70, come dicevo, però alcuni programmi, come per esempio il programma in lingua araba, che è alle tue spalle in questo momento, copre un'area geografica che è quella appunto in cui si parla arabo, che è immensa, sono un sacco di nazioni, decine, quindi gli esponenti, i giornalisti, diciamo, possono provenire da qualunque di queste nazioni, dal Libano, dalla Siria, dalla penisola araba, comune denominatore è essere dei giornalisti, comunichiamo in inglese, okay. E poi ognuno sta imparando un pochino le lingue degli altri, per cui non capita raramente che qualcuno dal programma in lingua cantonese passi di fianco e dica buongiorno. Ok. Siamo tutti radunati qui, sembra un po' le Nazioni Unite della radio e della televisione. Qui c'è il gruppo greco che sta facendo adesso una riunione, probabilmente sono collegati con i loro colleghi di Melbourne, e poi sullo sfondo tutti gli altri gruppi più o meno grandi. La grandezza del gruppo dipende dalla rappresentanza, insomma, di quel gruppo linguistico in Australia, per cui il gruppo arabo è abbastanza ampio, le lingue cinesi, l'italiano, il greco tradizionalmente, insomma, sono le lingue più parlate in Australia, ma tutte le altre lingue parlate hanno rappresentanza. Financo la lingua maori, per esempio. Ah, che figata! E infine, annunciati dallo scudetto della Federazione Italiana il Vuoto Calcio, c'è la redazione italiana. È un modo per, come diciamo noi all'SDS, per comunicare con le persone che vivono in Australia e che si trovano, insomma, ad essere non solo bilingui, ma anche, nel caso di certe comunità o di certe persone appena arrivate, a parlare una lingua diversa dall'inglese a casa. Quindi è un modo, da un lato, per permettere a queste persone di informarsi su quello che succede in Australia in un modo che magari è più facile per loro rispetto a quello dei media mainstream in inglese, che magari potrebbero, insomma, dargli dei problemi per la barriera linguistica. Dall'altro lato però è un modo da parte nostra di collezionare tutte queste informazioni e tutte queste voci che arrivano da queste comunità e portarle all'audience mainstream inglese, che normalmente non potrebbe andare in contatto magari con queste comunità. Quindi, insomma, sono le missioni della SDS. Prego. Questi sono i nostri studi e i tecnici che monitorano tutti i feed dei vari programmi che stanno andando in onda sulle diverse frequenze analogiche e digitali che noi abbiamo, della radio e anche online. E qua c'è il tuo regno. Tu vai in onda qui? Io vado in onda da qui, faccio il giornale radio. Quello è il mio microfono. E poi dietro il vetro, appunto, ci sono i tecnici che gestiscono la trasmissione e si comunica con segnali visivi, un pochino come i controllori del traffico. Tipo, fammi un segnale visivo. Questo momento sembra un po' un hostess. Un hostess, uno steward, come si chiamano? Aspetta, steward. Uno steward, ecco. Lei stessa. Ci è venuto a trovare in studio oggi Paolo Gallo, milanese, DJ e allenatore di calcio. Tutte queste cose insieme, benvenuto. Grazie mille. Sì. Fatto. Ce l'abbiamo fatta. Andata? Ciao. Davide, è stato veramente un piacere. Paolo, ti ringrazio. Anche per me, tanto noi ci rivedremo comunque. Assolutamente. I like it, why not?